Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere, a grande richiesta, che sorpresa, abbiamo il super Simone. Che ho visto che peraltro qualcuno ti aveva anche chiesto che fine avessi fatto. Esatto. No, sono ancora vivo ragazzi, esisto ancora. Ancora per qualche momento abbiamo la palestra aperta. Esatto. Come l'ho annunciato, lo posso dire anche qui, tra poco ci sarà il cambio di location. Quindi apriremo una Beverly completamente nuova. Sono contento che il mio amico Gianmarco è tornato a trovarmi dopo... Dopo un anno che non ci si vedeva. Un anno, esatto. Ho trovato Simone un po' più grosso rispetto all'anno scorso. Che in realtà... Spero che anch'io mi abbia trovato leggermente più grosso. Ne abbiamo parlato fino adesso, è migliorato tanto il ragazzo. Siamo stati 10 minuti a farci complimenti a vicenda. Ma questo è il bello di quando non ci si vede per esatto. tanto tempo, no? Esatto. Se uno migliora o peggiora, riesci oggettivamente a notarlo. È vero. Oggi facciamo un bel allenamento insieme. Oggi ragazzi, allenamento di dorso. Inizialmente avevamo pensato di fare un esercizio della mia scheda, un esercizio della scheda di Simone, però ho visto la scheda di Simone, mi piace molto, quindi abbiamo optato per fare l'allenamento della sua scheda. Che poi in realtà ogni settimana cambiano gli esercizi. Okay, cioè non okay. ho lo stesso allenamento tutte le volte, ma cambiano gli esercizi e le tecniche ogni settimana. Almeno dai degli stimoli sempre nuovi. Sì, è il Mountain Dog, che magari qualcuno conoscerà, di John Meadows, che... Pace l'anima sua, è morto l'anno scorso. E sono delle belle tecniche. Oggi non ci sono tecniche particolarissime, però è un tipo di allenamento che a me piace molto. Mi ha fatto migliorare tanto. Ok. Io tra l'altro seguo il canale YouTube di lui, che è morto, è e continua a pubblicare video. Pensa quanti ne aveva fatti. È incredibile. Ogni settimana esce un video di questo atleta, coach americano, nonostante è morto continua a uscire i suoi video. Era quindi un grandissimo atleta, veramente bravo, un grandissimo coach. Sì, quindi iniziamo. Partiamo con la lat machine, 4 serie da più o meno 10 ripetizioni, cercando di mantenere dei carichi abbastanza alti, che non sono questi, che non sono questi. Prego. E Simo, ti trovi bene a fare movimenti veloci nel dorso? Quando mi scaldo? Quando ti scaldi. Perché io di solito in allenamento faccio sempre la negativa molto lenta e faccio una leggera pausa al petto. Dipende. Tu lo io fai questo di se solito? Se ce l'ho scritto nella scheda sì. Ok, però se non c'è scritto tu non lo fai. Io in questo momento qui sto cercando di concentrarmi più sul carico. Va bene, quindi... allora oggi faccio secondo il tuo. Perché io non l'ho mai fatto così, sai? A me mi ha portato a... Sì? Crescere molto, okay. Specialmente in forza, ok. Ma qui inevitabile, diventi più forte, tiri su più carico, certo, cresci di più. Massa, arrivo a farlo fino a 120, si dirà infatti. Cazzo. Non posso mai farlo perché arriva fino a 100. Ok. E qui riesco a farlo con tutto. Cavolo. Adesso che ho perso 8 kg, sono abbastanza scarico, dico proviamo con 100, forse ce la faccio, potrei anche miseramente fallire, quindi... Vabbè, l'importante è mantenere un'esecuzione decente, poi al limite si abbassa. Sì, adesso se si sporca troppo si abbassa. Puntiamo a farne 8, almeno la prima. L'importante è la decenza nella tecnica, poi siamo in tempo ad abbassare. Sì. Ci sono stati tantissimi atleti che facevano delle esecuzioni a vederle terribili, sì. Tipo Johnny Jackson, Branch Warren, esatto. In certi casi anche lo stesso Ronnie Coleman, ma riuscivano loro comunque ad attivarsi. Sì. Quindi bisogna un po' vedere. Dipende anche dall'esperienza e l'anzianità che hai sì. nell'allenamento. Però certo che... Non è da tutti. Adesso abbiamo le trazioni, giusto per continuare a lavorare sul dorso. Trazioni che però facciamo con la presa classica. Quindi qui abbiamo lavorato con la presa neutra e qui le facciamo appesi normalmente, presa larga. Io anticipo che farò cagare. È una vita che non faccio le trazioni. Vabbè, sono 4 per il massimo che riesci, quindi l'importante sì. è che... E adesso sono
103 kg e mezzo la mattina. Già ci siamo stancati lì. Sì, sì. Due, belle. Almeno 4 provo a farne. No, poi si ammorbidissimo pian piano. Ragazzi, appena terminato le trazioni, era più di un anno che non le facevo e comunque sono 103 kg e mezzo la mattina a stomaco vuoto. Io penso ora dopo pranzo sono anche sui 104-105. Quindi ero veramente in difficoltà. Però adesso andiamo avanti al prossimo esercizio. Anche questo, ma pure io, quindi saremo in difficoltà tutti e due. In massa, quando mangio lo faccio con 5 pizze. Ma perché tu mangi la pizza? Esatto. Chi mi segue lo sa che sono un gran mangiatore di pizza, specialmente in questo periodo. Cerchiamo di fare sempre i soliti 8 colpi a morire. Se ce ne scappano meno di 6, caliamo il peso. Va bene. Cosa importante, ragazzi, una piccola dritta riguardo a quello che abbiamo appena detto. Io sono in una fase di deficit calorico abbastanza accentuato. Cercare di mantenere i carichi più alti possibili ci aiuta a evitare di perdere troppa forza e troppi muscoli durante il deficit. Quindi nel momento in cui i carichi diminuiscono, il corpo recepisce che il muscolo voluminoso, tutta quella quantità di massa muscolare non è più necessaria e andiamo a perdere, magari a bruciarci dei muscoli, perché siamo in deficit. Il carico alto ci aiuta a mantenerli e a perdere il meno possibile. Quindi per questo motivo ha più senso fare un programma di forza durante il deficit calorico, sì, e lavorare con un programma a volume più alto, quindi ripetizioni e serie maggiori durante una fase di massa. Anche in deficit, almeno un esercizio, esatto, di forza, comunque carichi, esatto, elevati, almeno uno, esatto, ci vuole. Poi dopo purtroppo non si è tanto in forma, ci si stanca molto facilmente, sicuramente per non rischiare anche di farsi male, diciamo che uno o due esercizi massimo. Esatto, pesante. Esatto. Una, forza l'ultima. Ti dà una bella compressione, non sono più abituato. Magari capitava dopo lo spuntino, sì, aver la pressione qua. Ti ammazza, perché ti torna tutto su. Gianmarco ci è rimasto male che abbiamo caricato 4 piastre per parte, anche qui non se l'aspettava. Ne aveva messe 2, poi a 3, a 4. Io, ragazzi, non sono abituato. Dai tempi dello Strongman, quando poi ho smesso, mi sono dato una calmata sui carichi e ho iniziato a fare tutti i movimenti lenti. E ormai, diciamo, ho questo mood, che non è che ci sia un metodo giusto, un metodo sbagliato. Sono tecniche giuste. Sono metodi di allenamento diversi. C'è chi tende più a fare carichi alti, ma con una negativa un pochino più rapida. C'è chi magari fa il carico leggermente più leggero, magari un 10-20% in meno. Puoi fare il peak, la contrazione. Facendo magari la contrazione nel picco. Il super slow, perché sono in un deficit. Obiettivi diversi. Molto marcato. Ho bisogno di lavorare in questo modo. Certo. Per non ritrovarmi a perdere troppa forza e troppi muscoli. Esatto. Down, sì, soffuso. Adesso proseguiamo con l'ultimo esercizio di dorso, pull down con una presa stretta, 4 serie da 10 ripetizioni, cercando di allungare il più possibile il dorso nella fase di ritorno e magari fare un bello squeeze in fase di chiusura. We'll be right back.
che ne è rimasto uno, abbiamo finito. Pronti per i prossimi palchi? Non è vero. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi anche al canale YouTube di Simone, che l'ha aperto da poco. In più, ragazzi, ricordatevi, non è bello qualitativo come il tuo, però piano siamo agli inizi. Andrà migliorando. E, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella se non l'avete ancora fatto, lasciate un like e lasciate un commento se volete vedere altri video di allenamento insieme a Simone. Non so come faremo a organizzarci, però ci proveremo. Abbiamo fatto anche la chiusura un po' più tamarra come ai vecchi tempi, senza maglia. No, sono contento. Peccato veramente non poter fare queste cose un pochino più di frequente, sì, però sì, spero che troverai modo di venirmi a trovare nella palestra nuova. Molto volentieri. Prossima estate, tanto 3 mesi tornerò in Italia. Allora ne faremo tanti. E magari prendo un appartamento in zona Riccione e ci vedremo più spesso. Grazie ragazzi, un saluto.